Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis per comunicare le novità di questo inizio luglio. Quindi iniziamo a guardare un pochettino quello che abbiamo a disposizione nel gioco. Partendo dal nuovo Season Pass, che ovviamente è stato rilasciato dopo ovviamente la conclusione di quello vecchio, abbiamo al solito gli stessi premi, tranne per quanto riguarda il Premium Hunt, che vi darà la possibilità di ottenere in più rispetto alle ricompense normali un ticket 5 stelle scambiabile presso il menu Exchange, 6.000 cristalli blu in più in totale, e poi ovviamente il wallpaper Beach Boxer, che è per l'appunto il nuovo wallpaper a tema estivo. Passiamo avanti con il nuovo Crisis Dungeon del settore 5, che è stato aggiunto all'interno del gioco in modalità hard e very hard, e ovviamente vi ricordo che oggi pomeriggio arriveranno le guide di questi due nuovi dungeon, mentre invece su Discord questa, diciamo, nel momento in cui riuscirò effettivamente a fare gli screen, vi posterò anche le immagini con tutti i nemici, tutti i sigilli e tutto ciò che serve per poter affrontare al meglio, cosa che comunque vi farò vedere anche durante le guide, quindi non è un problema. Ovviamente nulla di anormale, quindi difficoltà che vi farò vedere. E poi abbiamo ufficialmente la campagna di luglio, una campagna di luglio che effettivamente ci aiuta anche un pochettino a fare un ordine mentale e vedere un pochettino come hanno distribuito gli eventi, e specialmente voglio vedere se avevo ragione di come li hanno distribuiti all'interno del mese di luglio. Quindi abbiamo una Materia Boost Campaign che comincerà ovviamente da ora, quindi questo inizio luglio fino a giorno 7, Premium Quest Boost da giorno 7, che da noi in realtà sarebbe giorno 8 mattina, quindi 8 alle 4 del mattino, fino al 15 alle 4 del mattino, poi successivamente seguirà la Character Growth Boost Campaign e poi le armi. Quindi queste sono effettivamente tutte le campagne. Ok, pensavo fosse più il calendario, invece al solito hanno messo le campagne di power up. Il calendario di luglio dovrebbe essere quello che abbiamo visto durante la live che abbiamo commentato insieme, quindi in questa prima barra seconda settimana di luglio avremo il capitolo, successivamente tutto l'evento estivo con addirittura la parte successiva dell'evento estivo, e poi infine verso fine luglio, l'ultima settimana di luglio, avremo finalmente le gilde. Vi ricordo che le gilde io al momento dovrei avere tutti i posti occupati, ovviamente vi rinnovo in questo video per l'interesse delle gilde, perché comunque noto che c'è stato interesse per le gilde, però non so se effettivamente le persone interessate alle gilde siano più o meno attive. Vi ricordo che abbiamo anche Discord. Vi ricordo che c'è una sezione dedicata alle gilde, quindi sarà postato tutto lì, avremo la possibilità di comunicare tutto quello che riguarda la gilda direttamente su Discord, quindi vi invito a partecipare un po' di più per farmi capire appunto il vostro interesse, perché io altrimenti cercherò ovviamente giocatori attivi, perché io voglio comunque una gilda attiva per farla crescere il più possibile e far entrare poi altra gente che sicuramente vorrà entrare, o comunque se cerca una gilda italiana avremo la possibilità di poter accogliere più persone. Successivamente Battle Ranking, questo invece è stato presentato oggi e verrà rilasciato successivamente all'interno del gioco, infatti diciamo domani, o per meglio dire sì, vabbè, fondamentalmente domani mattina, quindi il 3 luglio di mattina in questo caso, il 3 luglio alle 4 del mattino per essere precisi, anzi no, alle 3 se non sbaglio in questo caso, comunque 3 o 4 del mattino avremo il nuovo Battle Ranking, che come sempre ci permetterà di avere delle targhette, ci permetterà di affrontare comunque dei nemici, dei boss che ci consentiranno di avere un punteggio da confrontare con altri giocatori. Questa è stata proprio la sostituzione del Ranking Dungeon e sinceramente io la preferisco anche così, è più diretta, più immediata, si possono fare più tentativi, quindi io approvo in pieno questa nuova modalità.
Dovremo selezionare i bonus al solito per guadagnare più punti possibile all'interno della classifica. Avremo ovviamente le ricompense in base al completamento dello stage, avremo delle ricompense singole dettate dal like score e ricompense complessive dettate invece dal punteggio totale che riusciremo ad accumulare durante tutti i nostri tentativi. Non ci sono ancora state fornite informazioni in più, come gli elementi o i nemici che dovremo affrontare. Queste saranno cose che poi vedremo direttamente domani con l'evento, e ovviamente vi farò uscire poi le guide a parte appena avrò un po' di tempo, anche perché ovviamente il giorno 2, quindi non il 3 che sarò comunque un po' più libero, ma il giorno 2 è il mio compleanno, quindi sarò un po' più occupato del solito e possibilmente sarò anche assente in generale dal web. Detto ciò, non c'è altro che dobbiamo aggiungere, quindi queste sono notizie molto importanti, e vi ricordo anche che in teoria, anzi controlliamoli insieme, dovremmo avere la Buster Sword già all'interno dello shop. Esatto, quindi ricordatevi di acquistare la vostra Buster Sword, e io in teoria, acquistando questa Buster Sword, dovrei portarla addirittura a viola, cioè full rosa. Quindi facciamolo insieme. La Buster Sword è una grandissima arma per Cloud, veramente un'ottima arma, quindi se ovviamente avete la possibilità di prenderla, fatelo, perché è comunque un'ottima arma. Quindi eccola qua. Speriamo che adesso, completata l'arma di Cloud, ci diano un'altra arma. Molti ipotizzavano una Buster Sword per Zack, che non sarebbe male, però vedremo cosa succederà in futuro. Niente, queste erano le novità di Ever Crisis. Spero che il video possa esservi stato utile, e come sempre ci becchiamo alla prossima. Adios.